Allora Etrit, purtroppo è arrivata una sconfitta, il mister te sei arrivato da poco, però sei stato mandato subito in campo. Il mister nella conferenza stampa pre-gara ha parlato di un Empoli che è andato alla ricerca, no, di giocatori leader che sono stati anche capitani nelle loro squadre. Ecco, ti senti questa responsabilità tra virgolette, e ti chiedo cosa deve fare l'Empoli in più secondo te per poter superare, diciamo, questo momento? Sì, allora dal primo momento che è stato chiamato dal direttore sportivo, ho parlato anche con l'allenatore, è stato detto che cercano un portiere che ha avuto anche l'esperienza, tutto. Io sicuramente da tutta l'esperienza che ho, è stato anche pure capitano in nazionale, quindi mi sento anche più responsabile in questa squadra, soprattutto diciamo in questa situazione dove siamo adesso, però l'unica cosa che posso dire adesso è lavorare e essere positivi, perché comunque abbiamo anche diciamo anche le partite, il calendario che non aiuta tanto, però noi ci crediamo tanto, abbiamo giocatori esperti e giocatori giovani che possono dare una mano e uscire da questa situazione. Solamente dobbiamo pensare per la prossima partita, che è la Roma, e abbiamo adesso un periodo dove possiamo conoscere meglio, e così speriamo di portare i punti per la prossima partita. Ciao, buonasera, ti faccio questa domanda. Sei qua da pochi giorni sostanzialmente. Ti chiedo, praticamente da esterno, chi o cosa ti ha colpito maggiormente appena hai messo piede nello spogliatoio? Allora, certamente ci sono dei ragazzi che ho conosciuto anche prima. Quella cosa che mi è colpita tanto era allenamento, diciamo che soprattutto sia giovani, anche quelli più esperti vanno a mille, cioè allenamento. Anche io, se in passato ho avuto allenatori che allenano tanto, però anche qua si allena molto, quindi questa è stata una cosa che forse mi ha colpita di più, perché pensavo che forse o a Torino o anche tipo a Atalanta, quando era prima, allenavamo tanto, però anche qua a Empoli si allena tanto, quindi io penso che appena, se riusciamo a portare punti all'inizio questo periodo, io penso che Empoli farà un bel campionato. Ciao, buonasera, ben arrivato a Empoli, perché appunto ci sei da poco. Ti chiedo sulla partita di stasera: nonostante il risultato, secondo me la Juventus comunque non ha dominato, non ha mangiato l'Empoli. Volevo capire se sei d'accordo e quali sono eventualmente segnali positivi che secondo te sono arrivati da questo match, nonostante il risultato. Io sinceramente penso che prima parte della partita o il primo tempo della partita sarebbe stato 0-0, allora abbiamo avuto, penso che potevamo fare qualcosa in più, però non era neanche una cosa pericolosa, un calcio d'angolo dove abbiamo spizzato noi, tra l'altro è successo tutto, e forse ha tolto le gambe un po' nel momento, un bel momento che eravamo noi. E poi dopo, contro la Juve è sempre più difficile giocare quando sei in svantaggio, perché loro sanno bene difendere, hanno qualità, ripartenza e tutto, quindi è stata molto più dura a andare avanti, però le cose possono cambiare. Nei particolari sarebbe stato meglio se sarebbe successo a noi, però comunque adesso dobbiamo guardare avanti. Ciao Etrit, buonasera. Ecco, ciao. A proposito dell'episodio del gol che hai raccontato, quello che ha sbloccato di fatto la partita, c'è stato, credo, anche una deviazione decisiva, perché l'impressione è che tu fossi anche posizionato bene per prendere quella palla. Sì, cioè, è stato anche un momento dove non ho visto tanto la palla, poi sono andato a coprire lo spazio perché ho visto uno calciare, poi dopo anche quello è stato deviato, quindi
Sinceramente, poi dopo ho visto che quando è stato deviato era finita praticamente. Tengo il microfono a mano perché credo che sia giusto anche ricordare che i fantacalcisti oggi esultano perché meno 2 più 3 hai parato un calcio di rigore e non è da sempre, insomma, parare un rigore all'esordio con una nuova squadra. Questo mi fa felice, a partire subito con un rigore parato, però sarebbe stato meglio avere il risultato, insomma.